Trova per strada. Grazie, signor Fink. Prenderò le sue parole come un complimento. Lei potrebbe gentilmente darmi una mano? Ovviamente, dolcezza. Gli amici servono proprio a questo, no? Di che cosa hai bisogno? Vede, se per caso qualcuno di loro dovesse accedere ai libri contabili, potrebbe trovare dei movimenti, diciamo, poco chiari, delle spese non dichiarate. Credo che la cosa fondamentale sia recuperare quei libri urgentemente. Lei mi capisce? Stai tranquilla, perché ci penseremo noi a risolvere il tuo problemino. La ringrazio, signor Fink. Di niente. Stai tranquilla. Grazie. Andrà tutto bene, cara. Accompagnala, Slade. Grazie per il fazzoletto. È tuo. Ah. Puoi tenerlo. Grazie. Jake Valley? Vai tu! Vai tu, vai! Vai immediatamente! Vai! Buona fortuna! Sufficiente! Sufficiente! È tutto merito tuo, Annie, se sono andato bene. È soltanto merito tuo. Devo fare una cosa. Bene. Grazie. Ho bisogno che tu faccia qualcosa per evitare che quella ragazza perda il lavoro. Non ci devono essere cambiamenti nella vita dei gemelli. E poi Miranda ci serve dalla nostra parte. Certo. Se per caso Hope vedesse i libri contabili, scoprirebbe che Miranda è una... Non dire più quella parola. Lei è nostra amica. Quando esamineranno quei libri dovranno constatare che tutti i conti sono in ordine. Fratellino? Ho preso un 6. Ho preso 6 al compito di storia, ho superato la prova. E tu? Io... L'hai saputo? Certo che l'ho saputo, per questo motivo ti ho chiamato. Hai fatto la tua parte? Hai le prove di quello che hai detto? Vuole le prove. Non ci crederà se non gli mostriamo qualcosa. Prove? Sì, ok, digli che domani avrà le prove che vuole. E digli anche di prepararsi a porgerci le sue scuse. Le telecamere che ho messo non dovranno esserci problemi a trovare la password d'accesso. Sì, sì, ottimo lavoro, Slate, ottimo lavoro. Sono un vero hacker. Perfetto. Ah, wow, ha rubato davvero molti soldi la ragazza. Questa cifra la mettiamo, certo, come una donazione. Salviamo gli amici delfini. Fatto. Associazione per il riciclo di Kurt Thompson. Mi piace. Kurt. Che ci fai qui? Tu sei un cagnolino buono, non è vero? E non mordi. Mi scusi, signore, io andrei a dormire. Le serve qualcosa? No. Ah, sì. Hai dato da mangiare a Kurt? Ho provato a darglielo, ma non lo ha voluto. Probabilmente ha già mangiato. Va bene. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Pronta a visionare tutti i libri contabili? Ah, sì. Credo che ci metteremo tutta la notte. Almeno saremo in buona compagnia, no?
Ciao, sono pronto, vediamo. Ciao anche a te. Va bene, ecco, guarda tu stesso. Beh, non dovrebbero esserci equivoci. Non sono molto bravo con i numeri. Ce ne siamo accorti dai tuoi voti. Grazie per avermelo detto. Ti ricordo che ho preso 6 in storia. Per questo ho portato Annie. Lei è brava in matematica. Da quello che vedo ci sono molte donazioni. Hai un cuore davvero caritatevole. Ah, sì, certo, come no. Proprio un cuore caritatevole. Le cose non stanno in questo modo. Quelle non sono vere donazioni. Miranda ha falsificato tutti gli importi. Ah, sì? E come ha fatto? Non lo so come ha fatto. Probabilmente ha affiutato il pericolo e ha Miranda ritoccato... Miranda non ha fatto niente. È una mia amica e fino a prova contraria per me è innocente. Grazie. Andiamo. Cara mia... Siamo riusciti a nascondere tutte le uscite poco chiare. Sì, vuole sapere come ho fatto? Sono entrato in casa... Fai silenzio, Slate. Hai fatto un buon lavoro. Così voglio che siano fatte le cose. La ringrazio, signor Fink. Senza il suo aiuto non so proprio come avrei fatto. Sono riuscita ad ottenere le scuse da Blake e riavere il mio lavoro. È davvero un'ottima notizia, cara mia. Ne sono molto felice. La ringrazio. E da adesso in poi Blake avrà molta più fiducia in me. Te la meriti tutta, cara mia. E adesso sai anche di chi puoi fidarti e da chi invece tenerti alla larga. Oh, può scusarmi un attimo? Prego. Pronto? In questo momento sono occupata. Ce l'abbiamo fatta, Slate. Ora è nostra. Mi dispiace. Tu ti sei fidato di me e per colpa mia ti sei messo contro Buddy, Blake, Miranda. Hai perfino dovuto chiedere scusa a quella strega insopportabile. Non fa niente, non ti preoccupare. Dimostreremo che avevamo ragione. L'importante è stare sempre con gli occhi aperti. Oh, eccoti, ciao. Hope, volevo chiederti scusa per l'altro giorno. I clienti non fanno che chiedermi che cosa è successo. Non è lo stesso senza di te alla stazione di servizio. Certo che non è lo stesso senza di me. Ti prego, torna a lavorare per me, te lo chiedo per favore. Ma non so, devo prima pensarci. Magari se mi desse un aumento del 25% e le sue scuse... Consideralo fatto. Allora, siamo d'accordo? No, vorrei ancora pensarci un po' sopra. Andiamo? Il modo migliore di affrontare le ingiustizie è lottare affinché non avvengano. O avvengano il meno possibile. In qualche modo, la giustizia arriva sempre. Bisogna solo essere pazienti. E lottare perché ciò avvenga. Solo una noche más que ya no duele, no puedes saber cómo se siente, no puedes saber cómo se llora. Solo